siamo alla fine dell'assemblea con il presidente rieletto, sia Massimiliano Costa che Mimmo Cotroneo. Ecco, allora, il documento, le modifiche dello statuto del terzo settore sono state approvate, tutte le nuove cariche sono state elette e sono stati approvati gli indirizzi programmatici. Possiamo essere soddisfatti di questa assemblea visto questi risultati? C'è qualche cosa che volete dire, ecco, sulla vostra impressione di questa assemblea? Sì, l'assemblea è sempre un momento forte e importante perché si vive ogni 3 anni e di conseguenza rappresenta un momento di verifica, ma soprattutto un momento di rilancio e di ripartenza. Questa assemblea è stata molto bella anche perché, nonostante le tematiche, soprattutto il nuovo statuto, potessero creare delle frizioni o delle incomprensioni tra gli ulti scout, però è stata vissuta poi in modo sereno, partecipato per le vie della città, anche le celebrazioni religiose, la veglia itinerante, hanno lasciato un movimento che è un movimento di testimoni, un movimento di adulti, coscienti di essere adulti, un movimento che con lo scoutismo, attraverso lo scoutismo, vuole essere presente nella realtà, nel nostro tempo. E questo ci fa ben augurare per il futuro. La cosa più bella di questi lavori assembleari è stata quella coerenza, possiamo dire, tra il cammino che ha fatto il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo in questo triennio nel preparare sia quelle che sono state le modifiche statutarie, sia l'itinerario programmatico triennale, perché dalla grandissima maggioranza con cui, diciamo così, sono passati sia i singoli articoli sia lo statuto nuovo in toto, si è capito che nel movimento c'è una forte unione di intenti, si cammina insieme e quindi, al di là di quelle che possono essere dei toni polemici o ovviamente quello che è normale, il confronto anche con chi non la pensa nello stesso modo, però una larghissima maggioranza, rispecchiando proprio quello che il Consiglio nazionale ha fatto, ha votato in maniera convinta per dare la possibilità al nazionale, ma alle regioni, ma a tutte le comunità, di questa nuova avventura nel terzo settore che apre anche nuovi scenari, quello di dire dell'impegno del MASCI che nel sinodo abbiamo tracciato, cioè un impegno veramente nella polis, nella politica, nella città, nell'impegno della Chiesa, un aiuto che potrà diventare davvero concreto, quindi questa è la cosa bella. E poi ovviamente il momento anche sempre emozionale, elettivo, e quindi un impegno rinnovato da parte degli organi statutari che si riuniranno nel mese di dicembre e che sicuramente tracceremo, sperando di scalciare via quei mesi tremendi del Covid che ci hanno davvero impedito di fare un percorso lineare come ce l'avevamo ripromesso, che quest'anno la calendarizzazione possa davvero andare avanti. Comunque, movimento coeso, unito, che è la cosa più bella, armonia da parte di tutti. Una breve domanda finale: non siete un po' preoccupati delle tante cose da fare di questo triennio? Perché al di là oltre a tutto ciò che ha richiesto l'assemblea, quindi il terzo settore, eccetera, nel 24 sarà i 70 anni del MASCI. E nel 25 ci sarà il giubileo. L'insieme di queste cose richiede un grosso lavoro del settore nazionale. Siete preoccupati, immaginate di gestire bene questa complessità di eventi? Sì. Il fare è sempre un impegno e potrebbe anche spaventare. Se devo essere proprio sincero, dico a tutti gli adulti scout che quello che mi preoccupa di più non sono gli appuntamenti e le tante cose da fare, ma la voglia di un movimento che, se non si rinnova, se non ringiovanisce, se non riesce ad essere più collegato con le generazioni future, rischia di esaurirsi con una spinta che arriva da distante, ma rischia di non essere trainante per il domani. Quindi
le due cose vanno insieme, riusciremo a far bene le cose se riusciremo nello stesso tempo a far capire agli adulti, coloro che sono scout, coloro che non sono stati scout, che vivere il marcio può essere utile e bello per la loro esistenza, per l'esistenza di ognuno. Ma gli impegni, come dire, di servizio sono impegni per i quali noi abbiamo promesso di impegnarci, quindi che dire, in questi 9 anni, partendo dalla famosa udienza che abbiamo avuto col Santo Padre, dove eravamo in 7200, abbiamo avuto tanti impegni, abbiamo portato avanti, ma la cosa che ci anche soddisfa e che rende anche felici i nostri iscritti, i nostri adulti scout, è che ormai negli ultimi anni siamo usciti dagli alberghi, siamo entrati in città, Spoleto, Lucca lo hanno dimostrato. Ovviamente anche questo modo di lavorare